È possibile fare una buona pizza in casa come quella che facciamo in pizzeria? Dipende. Occorre un buon impasto, una buona materia prima, ma soprattutto il forno. Io sono a casa mia ed ho un forno molto interessante, il Caru 16 della Oni. 20 minuti fa ho acceso il forno, ho aperto la tramoggia, messo i legnetti all'interno con l'accendifuoco, ho messo i guanti protettivi e con un fiammifero ho acceso la fiamma. Richiuse la tramoggia e il forno nel giro di 20 minuti è pronto per essere utilizzato. Il forno è a 380 gradi, ora voglio vedere come verrà la tonda italiana classica, quattro formaggi. Ho fatto il mio impasto con 1 kg di farina di tipo 1, 600 g di acqua, 2 g di lievito di birra fresco, 10 g di olio extravergine di oliva e 10 g di sale. Ho unito tutti quanti gli ingredienti ed impastato fino ad ottenere una massa liscia ed omogenea. Dopodiché ho messo l'impasto all'interno delle ciotole in vetro e lasciato in frigorifero per 48 ore. Eccola qui. Andiamo a stenderla, sempre con le mani. Eccola qui, vedete che bella. Come è lievitato bene. Questo lo togliamo, siamo più comodi. Ok. Vedi che spettacolo, come si estende bene l'impasto. Eccola qui. Ora, quattro formaggi. Iniziamo con una bella provola affumicata alla base, che gli dà anche quel sentore di affumicato che ci sta perfetto. Andiamo a mettere un po' di parmigiano reggiano, cottura. Ecco qui. Del taleggio. E il quarto formaggio. Un po' di gorgonzola, l'erborinato non deve mai mancare, sulla quattro formaggi, altrimenti che quattro formaggi, eh? Poi gli diamo il tocchetto finale di freschezza, il porro, un po' di porro, tagliata la julienne, eccolo qui, lì è bello. Pronta, vai, in forno. Impaliamo, spolveratina la pala. Eccola qua, pronta. Ah, che spettacolo. Chiudiamo, chiudiamo. Mentre cuoce dobbiamo sempre, sempre guardarla. Giriamola di continuo così si asciuga bene, si scioglie bene il formaggio. Soprattutto cuociamo bene il porro, è importante la cottura del porro, altrimenti rimane un po' anche indigesto. Come profuma, vai. Bella di casa. Eccola, è pronta. Spettacolo. Sì, che profumo. Ah. La completiamo. Allora, un po' di pera. Andiamo fino al cornicione, così se lo gustano bene. Mi taglio il mio spicchietto e me l'assaggio. Si può fare una tonda classica in giardino? Se hai l'impasto buono, gli ingredienti buoni e il forno buono, si può fare. Prova riuscita.